Buongiorno, eccoci qua, spero mi sentiate, immagino di sì. Io sono Filippo Barbera, sono sociologo, mi occupo di sviluppo locale e sociologia dei processi economici, insegno all'Università di Torino. Oggi sono con l'amico e collega Antonio De Rossi, professore al Politecnico di Torino. E vi parleremo continuiamo, diciamo, un discorso che abbiamo in parte iniziato ieri per chi ha partecipato all'incontro che ho introdotto e un po' moderato con Fabrizio Barca, che riguarda la dimensione, diciamo così, policentrica del territorio italiano. Abbiamo preparato una presentazione. Una presentazione in PowerPoint che adesso vedo condivisa, dove appunto proviamo a porre il tema della tecnologia in rapporto alla dimensione del policentrismo territoriale, che come vi dicevo, con questo termine un po' evocativo come dire, che qualifica il nostro paese, il nostro territorio come rugoso, ma non solo come rugoso, vedremo. Alcune mappe, no? Proveremo a qualificare un po', diciamo, questo, ecco Antonio, a qualificare questo punto di vista con alcune mappe, con alcune cartografie. Diciamo, la parte la prima parte, insomma, la parte del mio intervento, tutto io e Antonio parleremo in 40-45 minuti, lasciamo 10-15 minuti, insomma, per considerazioni o tra noi o con il pubblico, se come speriamo ci saranno domande, anche se io qui non vedo bene la chat. Poi vabbè, chiedo aiuto se la regia mi può indicare dove puoi vedere le domande. Allora, diciamo, terra e terre, e tecnologia e tecnologie, no? Quindi singolare e plurale. Perché terra e terre? Beh, una cosa che abbiamo condiviso nei mesi scorsi con Antonio, la lettura di un testo, vedete, di quasi 100 anni fa, di più di 100 anni fa, di Meuccio Ruini, un grande funzionario, e anche padre costituente, grande conoscitore del territorio italiano, che ha questa frase bellissima, evocativa, ma anche precisa. Dice: se il mare, alzandosi di pochi metri, ricoprisse quel golfo di terra che è la Valle Padana, l'Italia sarebbe una sola grande montagna. La vedete riprodotta in modo stilizzato nella mappa a destra della frase, dove appunto il nostro paese viene rappresentato come se quel grande golfo di terra che è la Valle Padana fosse effettivamente ricoperto d'acqua, escludendo la zona pianeggiante del tavoliere delle Puglie, e parte, diciamo così, la parte adriatica dell'Italia centrale. Ecco, vedete che l'Italia è effettivamente un paese di montagna, ma la montagna e le terre alte, le terre interne, come le chiameremo successivamente, non sono al centro della strategia di sviluppo del paese, sono ai margini della strategia di sviluppo del paese, no? Quindi una montagna diversa, certamente le Alpi sono diverse dagli Appennini e lo sono anche in rapporto alla dimensione, alla relazione che hanno con la pianura e con le città, insomma la pianura padana, il cuore pulsante produttivo. Certamente, dal punto di vista della capacità di produzione di PIL, per chi è affezionato a questi indicatori, rimane, come dire, la pianura padana, è la parte che dalla pianura padana scende fin verso l'Emilia Romagna e la Toscana. Ma la pianura padana senza le Alpi non sarebbe potuta esistere, tecnicamente proprio, non sarebbe potuta nascere. E però una volta nata la pianura padana si divide, si separa dalla montagna. Diversa la questione appenninica, dice Ruini, perché l'Appennino irradia con la sua cultura, con le sue tradizioni, con la sua civiltà, molto di più le terre circostanti, come dire, la spina dorsale, no? La spina dorsale del paese penetra nelle terre circostanti, invece le Alpi, che hanno reso possibile la pianura padana, poi vengono in qualche modo dimenticate dalla Valle Padana, una volta la terra più fertile d'Europa, e ora tra le più inquinate. Anche questo è un tema di discussione. Però anche terre, non solo terre alte, ma anche terre rugose. L'Italia come paese rugoso, come paese pieno di saliscendi, paese pieno di rilievi, di picchi,
di rupi, di frazioni, di coste, quindi un paese che va su e giù, pieno di altimetrie che salgono e scendono, ma che hanno delle conseguenze importanti dal punto di vista della diversità. È un paese il cui tratto dominante, il cui unico tratto veramente dominante è la diversità interna. Un paese molto diverso proprio interno, con nicchie create da questa altimetria, morfologia molto frazionata, che permettono l'insediarsi di culture, di tecnologie, di saperi, di modi di fare e di essere che anche nello spazio di pochi chilometri rendono il paese veramente molto diverso. Come sa chi frequenta le aree interne o le aree montane, quanta diversità in termini di folklore, di cucina, di tradizioni, di usanze, di costumi, cioè, è possibile trovare, no, nel raggio di pochissimi chilometri. La rugosità del paese. Quindi non solo alto, non solo l'altimetria, ma anche la rugosità. Qui vedete una mappa della rugosità dei comuni italiani, che ovviamente riprende la mappa in qualche modo, in modo importante, diciamo così, ma non perfetto, la mappa dell'altimetria. Un paese complesso, no? Quindi già solo da questo punto di vista. E però anche un paese pieno di aree interne, di terre interne, quindi non solo terre alte, non solo terre rugose, ma anche terre lontane dai servizi, né? Le aree in verde, che vedete che dal nord-est snodano fino alle Alpi, le nostre Alpi, le Alpi occidentali, e poi scendono via via lungo la Liguria, l'Appennino, e girano verso la Calabria, appunto con l'eccezione della Puglia, no? Lo vedete, il tavolino delle Puglie, che prima non c'era, non è area interna, è area, diciamo così, costellata, piena di servizi. Cosa vuol dire aree interne? Vuol dire le aree dove sostanzialmente le persone, come dire, ci mettono, per semplificare, visto che non abbiamo tutto questo tempo, ci mettono più di mezz'ora a raggiungere i servizi di cittadinanza, cioè quell'insieme di servizi costituito dall'accesso a tutta la scuola secondaria superiore, le stazioni con almeno la fermata dell'Intercity e gli ospedali con almeno il pronto soccorso. Vivere a più di mezz'ora di questi servizi significa, in Italia, secondo la strategia nazionale delle aree interne, chi ha seguito ieri il seminario con Barca sa di cosa si sta parlando, dal punto di più, in modo più dettagliato, no? Vive lontano appunto dai servizi di cittadinanza. È un cittadino dimezzato, diciamo così, è un cittadino che ha meno possibilità di trasformare, di raggiungere dei funzionamenti di cittadinanza e di essere, come dire, sostanzialmente libero di perseguire i suoi piani di vita. Quanto sono le aree interne? Sono tanto. Le aree interne sono tra un quarto e un quinto della popolazione italiana, sono la maggioranza assoluta del territorio, quasi il 60%, e la maggioranza assoluta dei comuni. Quindi questa caratteristica della rugosità, dell'altimetria e della distanza dai servizi, come caratteristica forte del paese, che non, come dire, dell'altra Italia, no? Ma l'Italia nel suo insieme, come paese intero. E vedete le aree interne, un'altra caratteristica interessante, certamente la pianura padana, come dire, le qualifica, no? La distribuzione delle aree interne in particolare rispetto all'asse nord-sud, ma non del tutto. Vedete quante aree interne ci sono al nord, guardate il nord-est, che macchia di aree interne, ovviamente le Alpi occidentali, tutta la parte interna ligure, e poi guardate anche l'Italia centrale e poi il mezzogiorno. No? Le aree interne come tratto unificante. Essendo calcolate come distanza dai servizi, tenete a mente che le aree interne si trovano anche dentro le zone urbane. Roma è piena di aree interne, no? Roma è una città che è cresciuta con un piano urbanistico, diciamo così, che ha aumentato la presenza di edifici senza far seguire i servizi, no? Quindi che ha presente un po', come dire, Roma oltre il grande raccordo anulare, no? Questi quartieri pieni di case, ma poveri di servizi. Quindi la lontananza dai servizi di cittadinanza, non come dimensione urbano-rurale o pianura-montagna, ma come dimensione che mette al centro le persone e le loro capacità di essere cittadini rispetto ai servizi di cittadinanza. Ma anche, appunto, terre metro-montane, no? L'Italia come luogo dove la diversità di questi territori, territori di pianura e di montagna, territori urbani e rurali, territori, come dire, alti e bassi,
e costituisce crea, genera un continuum territoriale. Qui vedete la distribuzione dei comuni non montani, parzialmente montani e totalmente montani rispetto alle nostre 14 città metropolitane. Cioè andiamo proprio nel cuore urbano del paese, no? Cerchiamo il gioco facile di andare a cercare la montagna intorno alle città piccole, alle città medie o ai sistemi di città piccole e medie. No, andiamo nelle aree metropolitane, no? Quelle che nell'immaginario e anche nelle intenzioni probabilmente del legislatore devono costituire le grandi conurbazioni urbane. Ecco, la montagna, le città metropolitane sono piene di montagne, ma piene veramente. Guardate Torino, guardate Genova, no? Genova rappresenta in modo interessante tutto il policentrismo italiano, città di mare e di montagna, con periferie fragili, con pezzi di campagna, con tanta rugosità. Genova è proprio il simbolo del policentrismo italiano. E con l'eccezione di due città, che sono Milano e Venezia, che sono le uniche, come vedete, a essere composte totalmente da comuni non montani di pianura, tutte le altre città sono in realtà dei mix importanti, mix che però, come dire, non diventano governo. Non diventano governo del territorio, non esiste un governo metropolitano del paese, ma non esiste neanche un governo metro-montano, a maggior ragione, nella montagna come generatrice di benessere, di ricchezza e quindi come luogo di sperimentazione, come vedremo, di tecnologie di un certo tipo, non è al centro degli assi, diciamo così, di politica pubblica, ma neanche, diciamo così, degli assi di sviluppo imprenditoriale. Quindi un paese di montagna che ha dimenticato la sua montanità o che si ricorda delle sue montagne solo in occasione di eventi, dei grandi eventi, che non è il modo migliore per ricordarsi della montagna. Ma anche terre alte, terre rugose, terre metromontane, ma anche terre in contrazione. Il policentrismo territoriale, qui vedete una mappa tratta da questi libri che poi vi citerò brevemente, dopo. In particolare dal lavoro del collega Arturo Lanzani e collaboratori, sulle Italie in contrazione. Le diverse Italie, in verde i borghi e le terre alte in abbandono, no? Come dire, si riproduce un po' questa S da nord-est a nord-ovest per l'interno Liguria lungo l'asse appenninico, lungo la dorsale appenninica, i fondivalle, pedemonti e conche intristiti, come li chiama Lanzani, con questo bel termine evocativo, nelle campagne produttive in spopolamento, l'asse padano e del Mezzogiorno, le urbanizzazioni diffuse e distrettuali in crisi, distretti industriali, l'ex Terza Italia attraversata, bombardata dalla crisi di competitività, e poi i litorali consumati del turismo di massa, no? Parti della costa calabrese e del Mezzogiorno italiano. Fino alle periferie, agli interstizi urbani fragili, no? Le periferie delle grandi città. Ecco, vedete, no? Il policentrismo con questa rappresentazione impressionistica, immaginifica, evocativa, non basata su dati quantitativi come nel caso di aree interne, ma un modo per, diciamo così, per pennellare, per dipingere, no? L'affresco del policentrismo italiano e per dare conto di questa diversità territoriale. Cosa hanno in comune tutte queste terre alte, rugose, e in contrazione, la parte montana del metro montano, sono appunto terre in contrazione, cioè luoghi che si ripiegano su loro stessi dal punto di vista demografico, luoghi che perdono popolazione, che hanno perso popolazione e continuano a perderla, luoghi in contrazione edilizia, con tanto patrimonio abitativo non utilizzato, vuoti, grandi vuoti non utilizzati, e quindi terre da riabitare. Qui vedete i due testi che vi citavo prima, da cui sono tratte gran parte di queste mappe. Il primo testo curato da Antonio De Rossi, Riabitare l'Italia, il primo lavoro che ci ha messo insieme come gruppo, poi siamo diventati un'associazione, l'associazione Riabitare l'Italia la trovate in rete. E poi il secondo testo, uscito da poco, il Manifesto per Riabitare l'Italia, un testo più agile, composto da voci, no? Per, come dire, formare un lessico, lessico necessario per pensare, il processo di riabitare il paese a ridosso del policentrismo. Ma quindi quale tecnologia? Ecco, che ruolo può avere la tecnologia, posto che questo è lo sfondo? La tecnologia non può agire in modo indipendente dal territorio, no? Deve essere, nella nostra accezione, curvata.
curvata sulle caratteristiche del territorio, deve adattarsi al territorio, non può essere rigida rispetto alle caratteristiche del policentrismo territoriale. Quindi quale tecnologia? Di nuovo, terra, 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 terre, tecnologia, tecnologie. L'alta tecnologia. La tecnologia necessaria a quella che noi chiamiamo l'economia di base o l'economia fondamentale, cioè l'economia per e della cittadinanza, e le tecnologie appropriate, cioè una tecnologia molto calibrata sui bisogni specifici dei policentrismi. E qui chiudiamo un po' lo sguardo a 360 gradi sul policentrismo nella sua interezza e ci focalizziamo in modo più preciso sul policentrismo delle terre alte, quindi delle montagne. Alta tecnologia e montagna, no? Sembrerebbero due sposi destinati a non incontrarsi. In realtà no, no, le montagne sono un grande e importante contesto di sperimentazione e di applicazione di attività ad alta tecnologia, che potrebbero, come dire, anche per il paese avere un'importanza generale in termini di mercato, di competitività, di specializzazione e di competenze, no? Solo che la città e le istituzioni importanti della città, compresa l'istituzione che oggi gentilmente ci ospita, il Politecnico di Torino, e compresa la mia istituzione, l'Università di Torino, guardassero, come stanno effettivamente cominciando a fare, bisogna darne atto, alle montagne con occhi diversi, no? Quindi non guardare le montagne non con gli occhi della città, di chi vede nella montagna i luoghi dello svago, della passeggiata domenicale, dello sport e basta, ma come luoghi produttivi di ricchezza. Questo è, come dire, il turning point di tipo cognitivo, no? La svolta dall'inversione, una anche delle dimensioni dell'inversione dello sguardo. Perché certamente le montagne sono un terreno di sperimentazione, di applicazione della prevenzione dei rischi naturali, ricerca, monitoraggio, attrezzature, impianti. Guardate bene che questi sono bisogni mondiali, quindi se, come dire, le nostre montagne diventassero dei luoghi dove sperimentare, mettere a punto in modo importante tecnologie di questo tipo, il mercato, tra virgolette, di riferimento è certamente, il mercato dei bisogni è certamente un mercato mondiale. Tecnologie ambientali, green economy, oggi se ne parla molto, e giustamente, ecco, le nostre montagne, ci dirà poi meglio Antonio dal punto di vista dell'architettura, delle infrastrutture, quanta importanza potrebbero ricoprire. Ma anche, ovviamente, attrezzature sportive, genetica applicata a frutticoltura, viticoltura, allevamento, produzioni tipiche di eccellenza, le applicazioni tecnologiche a produzioni tradizionali e applicazioni avanzate nelle tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Perché questo ultimo punto? Beh, perché come dire, l'economia è importante per la montagna, ecco, slide, ecco. Non è solo l'alta tecnologia, quella di cui abbiamo appena, come dire, illustrato alcune possibili dimensioni, ma è anche l'economia fondamentale o l'economia di base, cioè tutta quell'economia che ci rende pienamente cittadini di un territorio, no? Quell'economia che è fortemente strutturalmente legata, radicata in un territorio, no? Reti, filiale, infrastrutture, acqua, energie, trasporti, l'accesso al cibo, l'edilizia residenziale, l'accesso ai beni fondamentali, la sfera che noi chiamiamo provvidenziale e la sfera materiale. Tutta questa economia nelle aree montane, rugose, interne, costituisce un ambito di sperimentazione tecnologica interessantissimo, perché i diritti sono gli stessi delle persone che stanno in città e di quelle che stanno in montagna, ma i modi di rispondere e di, come dire, dare seguito a questi diritti nei territori devono seguire delle linee diverse, dove la tecnologia può avere un ruolo importante. Si pensi, no, si pensi alla tanto citata ma poco praticata telemedicina, al ruolo della logistica, alla scuola, alla formazione a distanza e via dicendo. Ecco, no? Appunto, qui vedete, diciamo, lo stesso tema declinato in modo un po' più visuale. Ecco, qui il testo che vi dicevo, tra i due testi di riabitare l'Italia. Anche questo lavoro, che ha molto a che fare, è molto collegato ai temi di riabitare, non è un caso che nella voce, nel manifesto per riabitare l'Italia ci sia
una voce sull'economia fondamentale dell'economia di base. Non è possibile pensare al rapporto tra tecnologia e policentrismo dei territori senza mettere a tema l'economia fondamentale. Ma anche qui vado a finire tra 4 minuti, poi lascio sostenere questo tipo di agricoltura. Noi vogliamo che questi territori si ripopolino, si ripopolino in modo produttivo. L'agricoltura, il pastoralismo, la filiera agro-silvo-pastorale è una, non è certamente l'unica, ma è una filiera importante di questi territori. L'agricoltura in questi territori avviene in condizioni appunto specifiche rispetto al contesto. Qui vi faccio vedere due slide di un lavoro fatto tra l'altro con un collega del Politecnico, Walter Franco, sulle tecnologie appropriate per l'agricoltura contadina di montagna, che è un'agricoltura familiare di piccola scala e che ha bisogno di tecnologie, ma non ha bisogno dei grandi macchinari, grandi e costosi macchinari che si sono sviluppati a ridosso dell'agricoltura di pianura, ma ha bisogno di tecnologie appropriate, di quali? Per saperlo abbiamo chiesto alle persone, no? Tecnologia per le persone e con le persone. Abbiamo fatto dei focus group, dei convegni, delle interviste in tutto il Piemonte e abbiamo colto, come dire, messo in fila i bisogni, abbiamo tradotto, provato a tradurre questi bisogni in un prototipo. Io ho partecipato, ovviamente non sono un ingegnere, questo lavoro l'ha fatto principalmente Walter con i suoi collaboratori. No? L'idea appunto si è tradotta in questo macchinario a funzionamento manuale, bassi costi di manutenzione, facile da riparare e adatto ai terreni terrazzati, ai declivi dell'agricoltura contadina di montagna, che come ripeto è un'agricoltura di piccola scala, familiare, che ha bisogno di tecnologie appropriate. Di nuovo, tecnologie appropriate, poi passo la parola ad Antonio, tecnologie appropriate a cui ambito di applicazione non è certamente solo la montagna italiana, perché i contadini di montagna sono in tutto il mondo e hanno bisogno di queste tecnologie, perché ad esempio un ramo molto importante dello sviluppo internazionale come la cooperazione allo sviluppo ha molta necessità di questi macchinari, appunto lo stesso Walter Franco che vedete raffigurato, è quello con la barba e gli occhiali, così dovete indovinare chi è dei due, visto che ce l'hanno tutti e due, lavora anche con la cooperazione allo sviluppo e ha sperimentato questi macchinari in contesti appunto di paesi in via di sviluppo. Ok, allora io ho finito, grazie, e lascio la parola ad Antonio con le sue slide per appunto. Provo a continuare quanto già da. Possiamo lasciare pure la slide. Provo a continuare il discorso iniziato da Filippo Barbera, che ha già messo, io credo, in evidenza, in modo molto chiaro, quanto una serie di applicazioni, di questioni tecnologiche oggi siano assolutamente centrali per ripensare i modi di abitare il policentrismo del territorio italiano, un nuovo modo appunto di presidiare, vivere sui territori appunto montani. E come diciamo sempre, una posizione che nasce molto da Torino, dal geografo De Matteis, dall'Associazione Dislivelli, da tutta una serie di persone che stanno lavorando su questi temi oramai da anni. Lo sfondo di questo cambiamento di punto di vista è quello di una concezione metromontana, cioè di una nuova modalità di interdipendenza, una nuova modalità di cooperazione, una nuova alleanza tra i territori metropolitani e i territori appunto rurali e montani. Purtroppo siamo ancora molto lontani da questo. Anche durante la pandemia abbiamo visto il prevalere, si è molto parlato appunto di montagna, si è molto parlato di territori rurali, ma sempre come in una sorta di contrapposizione tra le città e gli altri territori, e mai un'ottica appunto di collaborazione, un'ottica appunto di reale e mutua interdipendenza. Questo noi crediamo che dipenda molto da degli immaginari di lunga durata. Sui modi di guardare l'Italia e non solo l'Italia, proprio nel rapporto tra questi territori, e quindi c'è proprio per riuscire a lavorare su questi temi della tecnologia appropriate per i territori montani,
innanzitutto il bisogno di un cambiamento di prospettiva, il cambiamento di un punto di vista, di quell'inversione dello sguardo di cui parliamo spesso. Noi siamo dentro a una visione in fondo che vede lo sviluppo essenzialmente concentrato nelle città, nelle pianure, nei territori metropolitani. Abbiamo lavorato negli ultimi 30 anni per una concentrazione delle eccellenze, una loro separazione dal territorio in qualche modo fisico. Abbiamo lasciato alle aree interne, alla montagna, semplicemente il luogo di essere lo sfondo paesaggistico, il luogo di risorse in qualche modo primarie, come sono quelle naturali, quelle dell'acqua, eccetera. Ma abbiamo una visione molto arretrata di quello che potrebbero fare proprio in termini di sviluppo, non solo per se stessi, appunto, le aree interne, le aree montane di questo paese. C'è appunto un'attenzione molto, molto, molto bassa sulla necessaria questione di uno sviluppo tecnologico delle aree montane. La pandemia ha messo in grande evidenza la questione certamente del digital divide, cioè del divario, come dire, digitale, perché nel momento della crisi, nel momento del trasferimento anche di diverse persone durante la pandemia nei territori montani, abbiamo visto quanto questa infrastrutturazione di base non sia assolutamente, come dire, all'altezza proprio di quell'economia fondamentale di cui parlava Filippo prima. E quindi questo è un tema su cui sta lavorando molto UNCEM con grande forza, col suo presidente Marco Bussone, un tema assolutamente, come dire, fondamentale. Ma noi dobbiamo appunto iniziare a mutare la nostra visione culturale, la nostra visione dell'immaginario, iniziare a pensare che questi territori montani, che queste aree interne, non sono solamente appunto più uno sfondo, un luogo del consumo per i cittadini, ma devono essere dei luoghi produttivi. Per essere dei luoghi produttivi, e quindi dei luoghi realmente da abitare, abbiamo bisogno di tutte quelle questioni che ha posto Filippo Barbera, che riguardano temi come la medicina, come l'agricoltura, come lo sviluppo di tecnologie appropriate su settori come sono quelli appunto del legno. Legno, voi sapete che una grandissima parte del territorio italiano è ricoperto oramai da superfici boscate. Noi non sappiamo gestire questo, importiamo praticamente non solo parte del legno per consumi energetici, ma tutto il legno da costruzione, da opera, da altri paesi, quando questo sarebbe proprio con un approccio tecnologico appropriato, che non è solamente una questione di tecnologie, un grandissimo punto su cui costruire appunto posti di lavoro a livello locale, dentro le aree montane, e sviluppare appunto delle tecnologie, ad esempio nel settore della bioedilizia, della bioarchitettura, che oggi rappresentano settori di punta in grandissimo sviluppo. Non affrontare queste questioni quindi vuol dire non solo non porre il territorio montano in condizioni di sviluppare delle politiche del riabitare, delle politiche di sviluppo economico ovviamente sostenibili, ma significa un danno per l'intero paese. Ecco allora qui l'interdipendenza, la questione fondamentale di mettere in rapporto appunto i saperi delle città con i savoir-faire invece della montagna. E qui noi crediamo tantissimo, io, Filippo e altri, della necessità, come oggi stiamo progettando come Politecnico con tanti attori locali, il Competence Center per l'Industria 4.0 a Mirafiori, che sarà necessario anche il Competence Center nelle aree montane proprio per sviluppare questi saperi tecnologici metromontani, per dare sviluppo appunto a nuove forme di agricoltura, di gestione del territorio della montagna, dal punto di vista dell'uso del legno, dell'acqua, tutte questioni che saranno centrali sempre di più in rapporto a quella trasformazione insediativa che inevitabilmente il nostro paese, il nostro territorio si troverà a dover gestire col cambiamento climatico. Le prove che abbiamo visto della pandemia sono solamente il primo indizio di una trasformazione che certo non sarà immediata, non avverrà domani,
ma di una inevitabile tendenza a risalire la quota e a spostarsi almeno per una serie di mesi all'anno nelle aree montane proprio per le questioni legate al cambiamento climatico. Cambiamento climatico che, come diceva Filippo Barbera, appunto rappresenta un grande laboratorio tecnologico di sperimentazione tecnologica proprio per le terre alte. Io però vorrei, al di là di questi aspetti già toccati, anche porre una questione di natura spaziale, nel senso che il rapporto metro-montano abbisogna anche di una visione del territorio, di un insieme di infrastrutturazione che è tecnologico, del territorio capace di rendere concreto, reale questo rapporto tra città e montagne. E io qui prendo, per esempio, per prendere altri territori, ma siamo qui a Torino, la città metropolitana torinese. Nella slide che abbiamo visto precedentemente, io mi sono affannato a cercare rappresentazioni della città metropolitana torinese. Questa è una delle poche che ho trovato nel sito di Wikipedia dedicato appunto alla città metropolitana torinese, e credo che sia abbastanza emblematico questo modo di rappresentare in maniera direi molto primitiva un territorio essenzialmente con le vie di comunicazione stradali, senza neanche mettere in evidenza quelle che sono le infrastrutturazioni invece di tipo pubblico di questo territorio, o delle caratteristiche del territorio, come dire, montano. Una rappresentazione che chiaramente è già torinocentrica, come dire, di partenza. Noi abbiamo avuto due grandi progetti, se puoi cambiare, Filippo, l'immagine, in questi anni, sul tema della infrastrutturazione appunto tecnologica. Uno è andato più o meno a buon fine, erano i due grandi progetti sviluppati a partire dagli anni 90 sulla città metropolitana torinese nel suo rapporto tra Torino a 200 metri d'altitudine fino al Gran Paradiso, 4.061 metri. Uno è il servizio ferroviario metropolitano, che in parte è stato, come dire, realizzato utilizzando ovviamente le vecchie linee ferroviarie, ma che necessiterebbe ancora, come in molti paesi europei, di possibilità di sviluppo, perché l'innervatura, che non è solamente portare, come dire, i pendolari dalle montagne a Torino o, vice, o gli abitanti di Torino verso le montagne, ma di quanto questo elemento di infrastrutturazione tecnologica rappresenti oggi un elemento, come dire, fondamentale per costruire davvero un territorio metropolitano, dove anche le stazioni, i parcheggi di interscambio possono diventare delle polarità di servizi davvero molto importanti in un modo nuovo di gestione del territorio. E un altro progetto importante, che se Filippo cambi un po' l'immagine, che invece non è andato a buon termine, e questo è veramente in qualche modo paradossale, è il progetto di Corona Verde. Progetto di Corona Verde, che è un progetto fondamentale, che prende le mosse dalla Corona di Delizie, ossia dalle residenze sabaude, che sono, come sapete, patrimonio UNESCO con i loro parchi, e con l'idea di creare una Green Belt, una Corona Verde, appunto, tutto intorno al territorio dell'area metropolitana torinese, che sarebbe un grandissimo progetto non solo banalmente di valorizzazione turistica, ma un grande progetto anche qui di infrastrutturazione ambientale, proprio capace di legare di mettere al centro quei territori intermedi tra la piana centrale e il territorio delle montagne, che oggi invece, come dire, non sono oggetto di politiche all'interno del nostro territorio. Corona Verde, purtroppo, un progetto di grandissima importanza, un progetto che non è andato avanti. Oggi non è possibile nemmeno andare in bicicletta tra le residenze sabaude, non esiste nemmeno una pista ciclabile, un'infrastrutturazione slow di questo genere a legare questi territori. E la percezione è quella di un forte ritardo, come dire, culturale e politico, nella capacità di mettere insieme appunto la dimensione della città, della piana, con quella delle sue montagne. Probabilmente c'era molta più consapevolezza
nella Torino della seconda metà dell'Ottocento, dove sono usciti anche molti testi proprio di geografia, di organizzazione del territorio, che mettevano insieme, a partire da quegli elementi fondamentali dell'acqua, della geologia, costitutivi appunto di questo rapporto del territorio, dove scienziati del Politecnico, dell'Università hanno dedicato molto tempo a questa e molte opere alla concettualizzazione di questo rapporto scientifico tra la città e la montagna, ma oggi forse rispetto agli ultimi 2 secoli di storia, questo è il momento in cui questa concettualizzazione di questo rapporto tra Torino e le sue montagne ha raggiunto forse uno dei punti più bassi. Però non è così nella vita reale delle persone, nel senso che nella vita reale delle persone che abitano la città metropolitana torinese, questo connubio, questa città che entra anche fisicamente dentro le montagne, pensate ai filamenti di costruito che in maniera senza soluzione di continuità da Torino arrivano fin dentro tutta la bassa valle di Susa, arrivano nel Pinerolese fino all'entrata della Valle Chisone, arrivano dentro fino alla Val Pellice, cioè, già tutti elementi come dire, che determinano nella realtà dei fatti l'esistenza di una città metromontana. Solo che a prevalere in questo momento sono le visioni, come dire, essenzialmente politico-normative, politico-procedurali e quindi, come dire, i confini, come dire, dei comuni. Non è un caso che nel sito della città metropolitana di Torino, che stamattina cercavo appunto per trovare delle immagini, non ci siano praticamente rappresentazioni territoriali, ma ci sia solamente, come dire, grande spazio dedicato al funzionamento, come dire, politico-amministrativo di queste entità. Per cui uno dei temi che oggi sicuramente abbiamo e dove la tecnologia costruisce un elemento centrale proprio per poter dar vita a questa città metromontana che diventerà sempre più necessaria proprio in relazione a cambiamenti come quelli imposti dalla pandemia o dal cambiamento climatico, impongono innanzitutto un cambiamento di visione culturale capace di prendere atto di quello che già esiste nella realtà di questo territorio, di un territorio dove città e montagne sono già, come dire, fisicamente, concretamente intrecciati tra di loro. E questa è una visione che, se riuscissimo a rendere proficua, potrebbe essere davvero molto importante, proprio per pensare, come dire, a degli usi e a una massimizzazione della grande qualità ambientale, ma anche di potenziale di città, e questo intreccio città e montagna si porta dietro, perché indubbiamente, come dire, oggi noi ci ritroviamo con una forte concentrazione, come già è stato evidenziato da Filippo Barbera, su quelli che sono i grandi angli urbani di servizi, di quelle che sono appunto le strutturazioni dell'economia fondamentale, mentre, come dire, a questa anche diffusione della residenzialità, dell'edificato, del costruito che penetra dentro le valli, non, come dire, non c'è parallelamente, insomma, un'adeguata infrastrutturazione tecnologica, pensando appunto ai temi del digital, per rimanere alle cose più banali, non c'è una distribuzione di servizi, di welfare corrispondente, non c'è, come dire, una piattaforma tecnologico-infrastrutturale capace di lavorare come dire, a servizio di questa davvero visione metromontana di questo territorio come dire, diffuso che oggi appunto basta fare delle fotografie aeree, sorvolare il territorio, già esiste nei fatti. Noi abbiamo nella nostra visione come dire, culturale, di immaginario, una sorta di Torino come dire, chiusa dentro il territorio di pianura, vicino alla collina, eccetera, basta prendere una carta del territorio urbanizzato,
del territorio della città metropolitana torinese, per renderci conto che la città metropolitana, ma anche l'intreccio con gli elementi ambientali, con gli spazi dei fiumi, con elementi di grandissima ricchezza ambientale che penetrano anche dentro i tessuti costruiti, oggi già praticamente esiste. E quindi anche qui il tema è di costruire una tecnologia appropriata, da un lato quei temi, quei campi tematici che ricordava Filippo Barbera, legati appunto all'agricoltura, alla gestione del territorio, alle risorse, ma dall'altro lato anche a questa infrastrutturazione territoriale che è assolutamente fondamentale, appunto per realizzare questa città metromontana che esiste già nei fatti e che sarà comunque inevitabilmente, come dire, l'orizzonte del futuro, dove sempre di più noi tenderemo a meticciare, a intrecciare, come c'è nella vita di molte persone, un modo di vivere, di abitare, di lavorare, di passare il tempo libero che, come dire, travalica continuamente da spazi urbani a spazi naturali a spazi montani, e quindi diventa necessario, come dire, appunto, costruire anche il quadro politico, il quadro delle azioni, il quadro delle progettualità, che diventano fondamentali e di quali sono, come dire, gli apporti tecnologici anche per costruire appunto, questa visione. Per ora mi fermo qui. Antonio ha parlato di visione, progettualità e ha parlato di, come dire, una chiamata di responsabilità alla politica. Io ho fatto qualche accenno anche a questa dimensione. Allora, su questo tema, costruire la Torino metromontana, perché noi parliamo di città metromontana, non di città metropolitana, perché ci sembra, come dire, più empiricamente adeguato come il territorio è fatto, è costituito dal punto di vista altimetrico morfologico. Il 23 novembre alle 10, Università di Torino e Politecnico di Torino, all'interno del programma, se volete cercarlo con il link, il tema è questo: Torino 2030 a prova di futuro. Abbiamo, insieme ad altre colleghe e colleghi del Politecnico e dell'Università, allestito un programma di 6 incontri pubblici, accompagnati da 6 tavoli di lavoro, il cui obiettivo è costruire un'immagine strategica della città, orientata al 2030, cioè come dire, con un orizzonte temporale di almeno un decennio, insieme a professionisti di social foresight, cioè di metodologie adatte a costruire scenari, immagini credibili e plausibili dei futuri attesi verso i quali convergere in modo cooperativo. Una di queste immagini è la città metropolitana. Quindi Torino 2030, prova di futuro, costruire la città metropolitana. Relatori principali saranno Fabrizio Barca, che abbiamo sentito ieri, Beppe De Matteis, grande geografo italiano, professore emerito al Politecnico di Torino, Marco Bussone, presidente presidente di UNCE Nazionale, che è già stato citato, e Alberto Retta, consigliere della città metropolitana e anche della regione Piemonte, già presidente di ANCI. È importante questo seminario perché l'idea è proprio quella di anzitutto ragionare sulla città metropolitana come focal point, scusate, metropolitana come punto focale, no? Come possibile punto di convergenza di azioni pubblico-privato con un orizzonte temporale 2030, quindi prendendo sul serio le sfide che ci aspettano da qui al 2030, che sono molte, ma due sono certe, cioè non c'è bisogno di discutere, per questo sono un focal point, no? Sono, come dire, le azioni. Una volta che queste sfide siano condivise, convergono in modo automatico nel cooperare per rispondere a queste sfide, che sono la sfida ambientale, l'aumento medio delle temperature e il loro effetto sulle città. Voi pensate, non so quanto conosciate il dibattito e i contributi, insomma, dei climatologi su questo
in particolare, ma non solo, dei climatologi, quindi in particolare dei climatologi su questo tema, i lavori dell'IPCC, gli scenari attesi di aumento medio delle temperature hanno degli effetti importanti sulle città, ma importanti significa effetti devastanti per la salute delle persone. Persone che nel nostro paese saranno anziane, cioè tra 20 anni, insomma, questi due megatrend si incroceranno in modo pesante, pesantissimo sulla vita, sulla qualità della vita delle città, in senso stretto, delle città in senso stretto, demografia, quindi aumento atteso, aumento delle temperature, aumento della temperatura media, renderanno, come dire, in modo sintetico, possiamo dirlo in questo modo, renderanno le città per 4, 3, 4, 5 mesi l'anno tecnicamente quasi inabitabili per gran parte della popolazione. Ecco, le città metropolitane, tra cui Torino, fatte nel modo in cui sono fatte, potrebbero fin da ora valorizzare la capacità di assorbimento e di resilienza dei territori metrorurali, Corona Verde, è stata citata da Antonio, e metromontani. Questo significa però fin da oggi iniziare a investire su questi territori in termini di infrastrutturazione diffusa, Antonio ne ha parlato, uscire dalle secche dei dibattiti grandi e piccole opere. Dobbiamo ragionare in termini di infrastrutturazione diffusa e poi di diversi tipi di infrastrutture. Un bosco è un'infrastruttura, un'area verde, una cintura verde è un'infrastruttura. Certamente che è un'infrastruttura e come tutte le infrastrutture va pensata, progettata e ne va fatta una manutenzione. Le infrastrutture non sono solo ovviamente le grandi infrastrutture civili e logistiche, no? Le infrastrutture sociali, gli spazi, in questi giorni abbiamo parlato ad esempio di co-working di montagna, abbiamo parlato di spazi condivisi dove persone che vivono fuori dalla città, vivono nell'alta valle, nella media valle, nella bassa valle, possono trovare nelle valli alpine, metromontane, vicine alle città, degli spazi condivisi dove lavorare, degli spazi condivisi, per esempio, dove sarebbe anche più semplice allestire infrastrutture digitali di connessione, perché se portare le infrastrutture digitali di connessione nelle alte valli, come dire, ha dei costi e delle difficoltà tecnico-economiche rilevanti, non insuperabili, ma sicuramente rilevanti, infrastrutturare la media valle con degli spazi comuni, no, quello è semplice, si può fare. Ecco, allora perché non pensare, abbiamo visto il patrimonio edilizio, la mappa del patrimonio edilizio non utilizzato. Quanti spazi vuoti ci sono da riempire con funzioni di economia fondamentale di questo tipo? Perché un co-working di montagna, un co-working di media valle serve i bisogni, no? Di spazi, di socialità che possono certamente venire incontro alle esigenze di persone che in quelle valli vogliono insediarsi e vogliono lavorare. Magari, no, appunto, come dicevamo prima, non solo nelle filiere agro-silvopastorali, perché non è corretto pensare a queste filiere come l'unico possibile destino di queste valli, ma appunto classe media, professional, docenti universitari, no? Che vogliono vivere in queste valli, continuando a fare il loro lavoro, facendolo, come dire, da pendolari quando possibile, oppure in modo semi-permanente, no? Ecco, però l'infrastrutturazione, quindi vedete quanta importanza, no? Di pensare a, come dire, alle infrastrutture come incrocio tra servizi tecnologici, infrastrutture sociali, infrastrutture verdi, per venire incontro alla crescente, e questo è il secondo punto, poi chiedo ad Antonio se vuole anche dire qualcosa per 5 minuti, la crescente domanda di diversità. Di queste cose c'è domanda, questa è la scommessa, no? Di aree interne, l'abbiamo sentito ieri Barca, lo ribadiremo nel seminario del 23 novembre, a prova di futuro, costruire la Torino Metropolitana. C'è una domanda di diversità, c'è una domanda per questo tipo, per territori infrastrutturati e attrezzati in questo modo, territori che non guardano solo, come dire, verso l'interno della città, ma che guardano al policentrismo territoriale nel suo insieme e lo attrezzano per essere accogliente rispetto a persone, imprese, anche capitali, no? Che vogliono investire in territori di questo tipo. L'Italia, e in questo caso parliamo di Torino, ma come dire, il discorso è certamente nazionale, ha una possibilità, un'opportunità da questo punto di vista. Occorre però appunto invertire lo sguardo, invertire anche l'attenzione politica, cioè occorre che
il sindaco della città più importante della città metropolitana guardi in termini di coordinamento politico, di infrastrutturazione, di investimenti congiunti, di interdipendenze, di negoziazione e di tutto quello che politicamente comporta questo tipo di azione, no? Perché certamente è un'azione rischiosa dal punto di vista politico, è certamente più sicura, più safe starsene all'interno dei propri confini amministrativi e non negoziare con i sindaci vicini, però per il territorio nel suo insieme questo non è positivo, è fortemente negativo. È una nostra, alla, una regione come la nostra, in generale, questo farebbe molto bene perché aiuterebbe un po' a, come dire, combattere questa centralità eccessiva del capoluogo di Torino rispetto alla regione, che è, come dire, Torino è certamente un pezzo fondamentale della regione, non è questo in discussione, no? Però il ragionamento policentrico richiederebbe di mettere a punto la tema delle interdipendenze tra Torino, quello che sta fuori dai confini amministrativi di Torino, che è una città, appunto, la cui popolazione negli ultimi anni dentro i confini amministrativi è diminuita, ma la cui area metropolitana conta 2 milioni e 200 mila persone. Quindi stiamo parlando veramente di scale molto diverse. Antonio, vuoi aggiungere qualcosa tu per gli ultimi 5 minuti? Ma io vorrei solamente aggiungere che questo disegno che hai tracciato in questi ultimi minuti, oltre a, come dire, i territori vallivi e oltre al polo metropolitano di Torino, dei comuni intorno, un ruolo assolutamente decisivo è quello delle città pedemontane. Questo territorio si chiama Piemonte. Non casualmente, questo termine si sviluppa dopo l'anno 1000 in una zona diciamo del Pinerolese per poi diventare il nome non a caso, come dire, emblema che riassume sinteticamente il territorio come dire, regionale. Storicamente città appunto come Pinerolo, come Ivrea, come Saluzzo, come Cuneo, come Mondovì, come Biella, hanno giocato un rapporto, un ruolo decisivo nell'essere punti, luoghi di scambio, di interazione tra la parte più metropolitana e la parte più interna del territorio montano regionale. Oggi alcune città di queste città pedemontane stanno un po' assolvendo un ruolo importante in questa direzione, penso al lavoro che sta facendo Saluzzo, in parte Cuneo, nel mettere in relazione appunto questioni urbane, metropolitane, con le questioni montane, rurali delle aree interne. In quello che è il territorio dell'ex provincia di Torino, appunto, o città come Pinerolo, Ivrea, forse anche appunto Susa, Vigliana, devono diventare dei luoghi assolutamente fondamentali, importanti per riconfigurare questo sistema di funzionamento che mette insieme il polo principale, regionale, il principale territorio urbano, con quelle che sono le sue attività economiche, la sua produzione di saperi e via dicendo, col territorio delle aree interne, qui appunto il ruolo di interfaccia da sempre giocato storicamente da questi centri è assolutamente, come dire, fondamentale. Per cui diventa davvero molto importante ripensare culturalmente in primo luogo e poi politicamente a questi territori e a queste città che sono assolutamente, come dire, fondamentali. Grazie. Quindi ricordo ancora brevemente l'appuntamento del 23 novembre alle ore 10, iniziativa del Politecnico di Torino e dell'Università di Torino, Torino 2030, prova di futuro, ricostruire la città metropolitana con Fabrizio Barca, Beppe De Matteis, Marco Mussone, Alberto Vetta, mattinata moderata da Antonio e da me.
E poi certamente sì, io ho mostrato le città metropolitane come cuore pulsante del paese, dicendo che in realtà sono città metromontane. Ecco, Antonio ha fatto benissimo a ricordare che il tema è anche quello delle città piccole, le città medie, che a maggior ragione lo sono, no? Se pensiamo alla conformazione del metromontana delle città medie piemontesi, dal nord, da Biella fino al sud, fino all'Alessandria con gli Appennini, ecco, come dire, troviamo la stessa costituzione complessa e policentrica del territorio italiano. Però, appunto, ciò che manca è una visione politica capace di mettere a valore le interdipendenze tra territori di pianura, territori di montagna, alla luce delle sfide che il nostro paese, come molti altri paesi, dovranno affrontare nei prossimi decenni. Bene, allora credo che possiamo chiudere qua, sono le 4. Vi ringraziamo ancora per l'attenzione e vi diamo appuntamento ai prossimi seminari di Biennale Tecnologia per quanto riguarda il nostro tema, Torino 2030, prova di futuro, il 23 novembre. Grazie e a presto, grazie molte, ciao Antonio. Grazie, ciao Filippo.